ritroviamo ancora qui da questa magnifica location prettamente calabrese, prettamente locridea. Non sveleremo dove ci troviamo perché vogliamo anche mantenere un po', diciamo, il mistero, simpaticamente lo vogliamo mantenere. Però parliamo di un fatto grave. Nei giorni scorsi la cronaca ha registrato a Siderno, è un periodo che stiamo parlando molto di Siderno, ma essendo un paese importante del comprensorio non può sfuggire a quelle che sono anche le occasioni e le possibilità di approfondimento. Nei giorni scorsi, dicevo, un gravissimo atto intimidatorio è stato contro il consigliere comunale Giorgio Ruso, che è un giovanissimo, stimatissimo odontoiatra, un professionista molto noto nella cittadina ionica, e ignoti hanno incendiato la sua macchina che è andata completamente distrutta, quindi un danno economico gravissimo, ma soprattutto un danno morale molto forte. Sull'argomento ci sono state riflessioni, commenti, anche un po', purtroppo questo accade, di dietrologia. Si è detto, beh, probabilmente la sua battaglia, che poi non era una sua battaglia, c'è stato un equivoco rispetto ad una presa di posizione di Ruso nei confronti della manifestazione del carnevale, ecco, c'è stata confusione, quindi qualche folle può anche aver avuto l'idea di dire te la faccio pagare perché hai fatto una cosa che non dovevi fare, ammesso che poi Ruso l'abbia fatta, ma crediamo che sul mancato carnevale Ruso non abbia alcuna responsabilità. Si è trattato davvero di un equivoco nato da una dialettica già sbagliata in origine, ma sono cose che nella politica accadono, quindi quando tutto ciò rimane nell'alveo del dibattito politico ci sta, poi quando si trascende o si degenera, come nell'episodio che ha visto suo malgrado il dottor Ruso protagonista, è chiaro che bisogna un attimo riflettere. È un gesto che nasce certamente da una cultura mafiosa, questo non possiamo negarlo, e questo è un fatto grave. È grave perché ancora una volta purtroppo si dimostra che come società civile siamo davvero deboli. Ora c'è un'indagine in corso, la coordina per il momento la Procura di Locri, e chiaramente bisogna far sì che ci siano i tempi tecnici per dare uno sviluppo concreto a questa inchiesta, ci mancherebbe altro. Però una riflessione come società civile Siderno se la deve porre, ce la dobbiamo porre tutti coloro che risiedono, che risiediamo in quella cittadina. È un problema che tocca Siderno, ma che in realtà è comune a tante amministrazioni comunali, a tanti territori, perché spesso gli amministratori comunali o di maggioranza o i consiglieri di minoranza sono stati al centro, la cronaca purtroppo è ricca di questi episodi, di fatti davvero disdicevoli. E allora crediamo che bene si è fatto convocando d'urgenza un consiglio comunale con un solo ordine del giorno, alla solidarietà a Giorgio Ruso, e quindi la riflessione, il dibattito sull'ordine pubblico. Ma non può bastare un consiglio comunale, parliamoci chiaro, deve esserci una reazione popolare, vera, concreta, cioè di assoluta capacità di distacco da certe logiche, da certe culture e, se vogliamo, anche da certe conoscenze, perché così deve essere. Sappiamo poi che in realtà piccole le conoscenze sono abbastanza normali, ovvie, però arrivato ad un certo punto, ribadiamo, come abbiamo detto in qualche puntata precedente, è necessario scegliere da quale parte stare, oppure decidere di non stare con nessuna delle due parti, però almeno non fare danni. Ecco, questo è il guaio. Se nasce però una nuova idea di vita, di società, allora probabilmente qualche speranza c'è, ma se l'episodio che ha visto Ruso protagonista rimane limitato nella discussione ad un consiglio comunale, sappiamo che il rischio di altri episodi c'è ed è concreto. Non si può pensare di delegare la vita sociale a strutture che sono illegali, che sono
per origine proprio lontane da ogni contesto civico, e quindi noi dobbiamo impedire che ci sia probabilmente questa contaminazione che già c'è stata, per colpa di tutti noi, chiariamo. Ognuno di noi ha le sue responsabilità, non si sta puntando l'indice contro nessuno, ma reagire è importante, perché quanto accaduto a Ruso è un fatto gravissimo e purtroppo, ribadiamo, non è la prima volta che un politico, un esponente della politica si ritrovi colpito con tanta protervia e con tanta arroganza, al di là, ribadisco, dei danni materiali che sono stati notevoli. Ristorante La Villa, dal 1984 a Siderno, aperto a pranzo, per cena, su prenotazioni. La Villa ospita feste di compleanno, eventi e convention. La Villa, in piazza delle Palme, davanti Banco di Napoli, Siderno. Parafarmacia Falletti, farmaci OTC e SOP, dermocosmesi, infanzia, fitoterapia, integrazione alimentare, veterinaria, celiachia, Corso della Repubblica 96, Siderno. Mosaico digitale di immagini su qualunque superficie interna. L'arredo elegante e originale. Mosaico digitale Siderno, via Ionio 22. Autoricambi Schirripa, efficienza, puntualità, competenza, convenienza. Autoricambi Schirripa, via Circonvallazione Nord 32, Siderno. Panificio, biscottificio, pizze Nonna Lucia di Rosella De Luca, via Pitagora 3133, Caulonia. L'eleganza, la classe, la sartorialità. La sartoria del maestro d'arte Francesco Furfaro. Abiti su misura che sfidano il tempo. L'eleganza non è farsi notare. La sartoria di Francesco Furfaro, piazza delle Palme 3, Siderno.